E quello cos'è? Un nodo decorativo. La maggior parte delle statue complete ne ha uno. Antichi glifi. Sembra che la statua guardi il dottor Tualtrese. Posso capirla. Questi monoliti di pietra sono ancora più imponenti visti da vicino. Ha visto altri esempi di scrittura dell'isola di Pasqua? Solo frammenti. Spero che lo scavo vicino all'altare possa fruttare qualcosa. Mi chiedo se non riuscirei a trovare altre scritte. Signor Ripley, sono un archeologo esperto ed è abbastanza difficile anche per me. Oh, non so. Spesso mi capita di inciampare in cose che la gente non nota nemmeno. Ci scommetto. Mi spiace molto per la camicia. La prego di lasciarmi rifondere il danno. Se trova altre scritte, quello sarà il pagamento. C'è qualcuno con cui dovrebbe parlare. Chi? Una donna anziana che ogni giorno va alla baia a nord per pregare i guardiani. Mi aspetto che ci sia sotto una storia fantastica. Tempo fa sull'isola c'erano due tribù, i Lunghi Orecchi che comandavano e i Corti Orecchi, i loro soggiogati. I Lunghi Orecchi ordinarono ai Corti Orecchi di costruire le famose statue dell'isola di Pasqua. Un lavoro di tutto rispetto. I Lunghi Orecchi ordinarono poi ai Corti Orecchi di ripulire il terreno da rocce e sassi e di buttarli in mare. Perché? Una teoria afferma che i Lunghi Orecchi percepirono che le altre pietre sfiguravano al confronto della maestà delle statue. Ma i Corti Orecchi si ribellarono e attaccarono i loro oppressori. Un'enorme trincea divideva l'isola in due e impediva l'attacco via terra. Era piena di legna che poteva essere data alle fiamme per respingere gli attaccanti. Sapevano di dover attaccare dal mare. I guardiani erano sul loro cammino. Venga con me. I guardiani erano due. Uno, un uomo, che teneva d'occhio l'approdo dei Lunghi Orecchi. E un dio guardiano che si credeva avrebbe punito i Corti Orecchi se solo li avesse visti passare. La notte dell'attacco, i Corti Orecchi rovesciarono la statua, così che il dio non potesse vederli. Eccola là. Si dice che sia una discendente del primo guardiano. Cosa gli accadde? Svanì. Alcuni dicono che fuggì terrorizzato dall'arrivo dei Corti Orecchi. Ma la donna anziana rifiuta di credere che il suo antenato fosse un codardo. Viene qui tutti i giorni per pregare il dio guardiano. Crede che se riuscirà a fargli riguadagnare la vista, tutti sapranno la verità su quella notte. Affascinante. Sospetto che sappia molto più di quello che dice. Qualche tradizione di famiglia che potrebbe aiutarci entrambi. Buona fortuna, signor Ripley. Devo tornare al mio scavo. Grazie, dottore. Posso parlarle un momento? Sto pregando. Quel suo dio, si può fare in modo che veda di nuovo? Così, il nonno dei miei nonni può riposare con onore, invece che nel disprezzo. Lei parla molto bene la mia lingua. I missionari servono a qualcosa. Posso aiutarla in qualche modo? Da piccola ho avuto una visione, come mia madre e la madre di mia madre. Un uomo sarebbe venuto da oltre il mare, come ne è venuta la mia gente in tempi ormai dimenticati. Quell'uomo avrebbe ridato la vista al dio guardiano. Nella mia visione, l'uomo era molto più alto. Quando ha avuto la visione, lei era molto più piccola. Quel ceppo è praticamente pietrificato. Mi ricorda uno di quei buffi uccelli, i puffini. Peccato che manchi un pezzo. Sarebbe stata un'attrazione interessante per l'auditorium. È difficile anche per un dio guardiano.
vedere qualcosa con la faccia immersa nel fianco della collina. Sembra che quella pietra sia stata incuneata sotto la base della statua. Quel buco è molto più grande degli altri. La statua era ovviamente su quella base, rivolta verso il mare. Quel palo potrebbe tornarmi utile, ma non è esattamente mio. Non le mancherà di certo. Lo riporterò indietro più tardi. Signor Ripley, sono al villaggio per fare provviste. Tornerò presto, 12 Trees. Mappa approssimativa. Se quelle sono pietre, potrebbe essere un posto qualsiasi sull'isola. Il manometro indica quasi il pieno. Un modernissimo generatore portatile, ovviamente fornisce energia all'abitazione del dottor 12 Trees. Lo scarico del serbatoio del gas fermato da un bullone da mezzo pollice. La cinghia di avviamento ha una maniglia di legno attaccata con un pezzo di corda. Un capanno con vista. Quel filo deve essere collegato al cavo che arriva all'abitazione. Il dottor 12 Trees usa quello spago per tenere la porta aperta. Stava arrostendo al sole. Dio guardiano può vedere di nuovo. Manca un occhio.
Molte persone possono vedere anche con un occhio solo. Esiste un solo Dio guardiano e deve avere due occhi per vedere. La situazione è più difficile di quanto credessi. Appena fuori portata. Signora, ho ciò che serve. Puoi fare in modo che il Dio guardiano veda di nuovo? Sì. Tutto qui? Beh, sì. Quest'occhio non è completo. Trova la parte che manca. Solo così il Dio guardiano vedrà di nuovo. Sono un avventuriero, non un ottico. In questa baia protetta il mare è abbastanza calmo. Nella lava ci sono molti buchi e spaccature.